Anziano morì in un incendio in casa, è stato un omicidio, un arresto a Reggio Calabria, il rogo appiccato dopo il delitto. Crotone, fatture false per truffare lo Stato. Chiuse le indagini per 49 persone, nell'inchiesta coinvolte anche la società del gruppo Marrelli. Contestata l'associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa. Lotta agli smaltimenti illegali con la strategia della tolleranza zero e il potenziamento della depurazione in Calabria. Il destino del comune di Vibo appeso ad un filo. Milioni di debiti e un dissesto da evitare, si attende la sentenza della Corte dei Conti. Locri, varata la nuova giunta comunale, Cappuccio vice sindaco. Di Vongi contrastare i delinquenti ambientali. Questo è il tema affrontato dai sindaci della vallata dello Stilaro e Medambiente per preservare il territorio. Benvenuti all'informazione di Telemia. Un omicidio è avvenuto a Reggio Calabria il 14 settembre 2022. Omicidio di Giuseppe Latella. Accusato anche di incendio doloso, il 45enne filippino Roger Sagnip, arrestato dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria, servizio di Nicodemo Barillaro. È accusato dell'omicidio di Giuseppe Latella e di incendio doloso il 45enne filippino Roger Sagnip. La Polizia di Stato di Reggio Calabria lo ha arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP su conforme richiesta della Procura di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. Le indagini sono ancora nella fase preliminare. Il cadavere di Latella è stato trovato nella notte del 14 settembre 2022 in vico Furnari all'interno del suo appartamento, che è stato successivamente dato alle fiamme, determinando un incendio di vaste dimensioni ad una conseguente deflagrazione. All'identificazione dell'arrestato, gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile sono giunti attraverso una meticolosa attività investigativa svolta sotto le direttive della Procura, consistita principalmente nell'acquisizione e l'analisi di numerosissime telecamere, sia pubbliche che private, ma anche attraverso intercettazioni telefoniche ed analisi tabulati. Come evidenziato dallo stesso giudice, l'episodio, che in una primissima fase aveva fatto ipotizzare un incidente domestico, è stato successivamente sottoposto a un rigoroso vaglio investigativo che ha permesso, nel proseguo delle indagini, di accertare che sia la morte di Latella che il successivo incendio dell'abitazione erano in realtà frutto di un'azione dolosa. In particolare, secondo gli approfondimenti medico-legali, la morte di Latella era da ricondurre ad un'ostruzione meccanica delle vie respiratorie che, oltre a determinare il decesso per asfissia, ha provocato anche delle microfratture maxillofacciali. Solo dopo la morte dell'uomo veniva quindi appiccato l'incendio, atteso che l'autopsia ha escluso presenza di fumo nei polmoni. Secondo quanto ricostruito nella fase investigativa, l'indagato conosceva la vittima ed entrò nell'abitazione utilizzando le chiavi. Latella, infatti, era assistito da una badante, anche lei filippina, con cui l'arrestato aveva un rapporto di conoscenza e frequentazione. La posizione della donna, anche lei iscritta nel registro degli indagati, è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Paura nella notte a Santa Domenica di Licati per un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti, che ha distrutto due auto, uno accanto all'altra. Si tratta di una Fiat Panda ed una Fiat Idea, entrambi di proprietà di una donna, parcheggiate lungo la strada provinciale e all'ingresso di una palazzina. Le fiamme sono arrivate oltre il primo piano dell'edificio, annerendo non solo parte di un balcone del muro, ma anche le vetrine di un negozio di abbigliamento.
Ora Guardia di Finanza Crotone, contrasto ai traffici illeciti, sequestrati stupefacenti di varia natura, due soggetti responsabili tratti in arresto ed un terzo denunciato a piede libero, servizio di Maria Teresa Griniti. I Baschi Verdi, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, hanno effettuato due distinti interventi sottoponendo a sequestro circa 100 grammi di stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, traendo in arresto due soggetti e deferendone un terzo responsabile tutti del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza psicotrope. Nel corso del primo intervento, l'infallibile fiuto dei pastori tedeschi antidroga Jack Babel ha permesso di intercettare in uno dei luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani la cessione di un grammo di cocaina. Le conseguenti attività di polizia giudiziaria sviluppatesi all'esito della flagranza di reato nei confronti del pusher e del cliente hanno consentito di rinvenire presso l'abitazione di quest'ultimo circa 75 grammi di sostanze stupefacenti. La sostanza rinvenuta unitamente al materiale pertinente ad essa sono stati poi sottoposti a sequestro e i due soggetti responsabili sono stati tratti in arresto. La terza circostanza ha riguardato il controllo stradale di un'autovettura resasi protagonista di una manovra particolarmente sospetta, effettuata lungo la statale 106 nel territorio di Torre Melisse, sempre in provincia di Crotone, che ha consentito di identificare un soggetto interessato a trasportare negli indumenti personali oltre 20 grammi di sostanza stupefacente. La sostanza sequestrata, lo ricordiamo, nel corso dei due interventi, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato nelle piazze di spiaccio centinaia di dosi e proventi illeciti per diverse migliaia di euro. Un uomo di 66 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri nel centro storico di Corigliano. Subito soccorso, l'uomo è stato portato in un primo momento nell'ospedale di Corigliano per poi essere trasferito in quello di Cosenza, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano. Sembra che l'uomo, da poco rientrato dall'estero in città, sia stato ferito nel corso di un tentativo di rapina. Nei giorni scorsi, personale dell'ufficio misure di prevenzione del commissariato di Siderno ha notificato due provvedimenti di DACUR, sarebbe il divieto di accesso alle aree urbane, emessi dal questore di Reggio Calabria per il tramite della divisione anticrimine per la durata di 2 anni a 2 22enni di Gioiosa Ionica. I due giovani, nel dicembre dello scorso anno, si erano resi responsabili di una violenta aggressione avvenuta nei pressi di un locale pubblico di trattenimento di una piazza del comune di Marina Gioiosa Ionica ai danni di due soggetti. Crotone, fatture false per truffare lo Stato, chiuse le indagini per 49 persone, l'inchiesta coinvolte anche la società del gruppo Marrelli, contestata all'associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa, qui il servizio è di Nicodemo Barillaro. Un'associazione a delinquere nata all'ombra della cosca Arena Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, che a partire dal 2013 avrebbe portato diverse imprese cartiere del settore edile ad emettere fatture false per 5 milioni di euro nei confronti delle aziende del gruppo Marrelli di Crotone, al fine di frodare lo Stato intascando i rimborsi IVA non dovuti. È il presunto sistema truffaldino ricostruito nell'avviso di conclusione indagini che ieri la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha fatto notificare alle 49 persone coinvolte nell'operazione Crimata. Si tratta del nome dato al blitz scattato lo scorso 19 gennaio con 6 misure cautelari eseguiti dalla Guardia di Finanza di Crotone e che 2 mesi fa ha avuto un seguito col sequestro preventivo di beni tra il bar Florida, che apre sul lungomare del capoluogo pitagorico, per un valore di 1.500.000 euro. Associazione indranghetistica, associazione a delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso, falsa fatturazione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro di provenienza illecita, distruzione fraudolenta di cose e falso ideologico sono i reati che a vario titolo vengono contestati agli accusati dei pubblici ministeri Paolo Sirleo, Domenico Guarascio e Pasquale Mondolfino, sebbene i giudizi cautelari hanno escluso l'aggravante ndranghetistica. Le indagini, nell'ambito delle quali vedono sotto accusa anche Lorenzo Marrelli, l'amministrazione della società dell'omonimo gruppo e la consigliera comunale di Crotone, Fabiola Marrelli, presero piede 10 anni fa
in occasione dei lavori di ristrutturazione della clinica ex Villa Joseph, oggi Marrelli Hospital, gestita dalla società Marrelli. Le fiamme gialle, ad esempio, si sono soffermate sui 462.000 euro che il Marrelli Hospital pagò nel 2013 alla ditta Ludelil per interventi edilizi, a fronte di una spesa effettiva che sarebbe stata di 217.000 euro con i lavori che furono eseguiti in subappalto dall'Ecotec, azienda della famiglia Marrelli. Inoltre, per la Procura antimafia, le imprese dei Marrelli sarebbero state l'unico cliente della Iuledil, società riconducibile a Mario Esposito, ritenuto dagli inquirenti contiguo al clan Arena Nicoscia, tant'è che la Iuledil e la tesi investigativa si sarebbe avvalsa delle imprese Cartiere TFC, Caedil e Pitagora per tenere in piedi l'ipotetico raggiro ai danni del fisco. Bus fermi e servizio di trasporto pubblico urbano temporaneamente sospeso a Cosenza per una protesta dei dipendenti, autisti e controllori di bordo dell'Amaco, l'azienda di trasporto pubblico della città. I lavoratori hanno avviato l'azione di protesta dinanzi ai cancelli della sede dell'azienda, lamentando il mancato pagamento di alcuni stipendi e la condizione dei mezzi di trasporto vecchi e obsoleti. I mezzi sono vecchi, rotti e pericolosi, sostengono i dipendenti, esponendo le ragioni della protesta. Tutti devono sapere che il servizio viene erogato senza rispettare i requisiti di sicurezza, dicono in una nota, parte di quello che dicono in una nota. Questi autisti e questi controllori di bordo. Andiamo adesso alla regione Calabria. Quest'anno vorremmo fare ancora di più rispetto allo scorso anno, quando abbiamo messo in efficienza i depuratori che non funzionavano. Intanto abbiamo svolto un'ulteriore ricognizione individuando le attività che i comuni devono svolgere entro il 20 di giugno. Le abbiamo finanziate e oggi le comunichiamo ai comuni. Lo dice il presidente della regione Occhiuto, che insieme all'assessore all'ambiente Marcello Minenna e al direttore generale Salvatore Siviglia ha incontrato i sindaci dei comuni interessati dalle depurazioni di monitoraggio sulla depurazione. Occhiuto ha anche parlato di quello che dice abbiamo fatto, modificare la legge nazionale che oggi ci dà la possibilità di monitorare l'attività degli autospurgo. Sempre a Catanzaro la regione incontra i sindaci a proposito di questo monitoraggio sulla depurazione. Ascoltiamo l'assessore regionale all'ambiente Marcello Minenna. Altri 10 milioni di euro messi in campo dalla regione per gli interventi di efficientamento degli impianti di depurazione che dovranno essere realizzati entro il mese di giugno, che si aggiungono ai 6 milioni stanziati lo scorso anno per la costa tirrenica tra Tortora e Nicotera e consentono di estendere l'area di intervento ad altri 46 comuni del Tirreno Reggino e dello Ionio Catanzarese. Innanzitutto abbiamo cercato di riportare a un tema di ordinaria amministrazione questa attività. Abbiamo effettuato una ricognizione sul territorio, anche della nostra capacità di fuoco in termini di gestione e smaltimento dei rifiuti, abbiamo avviato la pulizia dei corsi d'acqua, abbiamo soprattutto trovato le fonti di finanziamento tramite economie ed efficienze di bilancio, in maniera tale da dare una possibilità di intervento immediato ai comuni. Abbiamo identificato vari interventi infrastrutturali di ampliamento e di efficientamento delle nostre strutture che verranno completati in una regia che coinvolge anche i comuni entro la prima metà del mese di giugno. Il piano di interventi della Regione Calabria, illustrato dal presidente Roberto Occhiuto e dall'assessore all'ambiente Marcello Minenna durante un incontro con i sindaci, prevede anche un monitoraggio costante degli autospurghi. Non tornano i conti, infatti, tra i dati minimi dello smaltimento delle acque reflue e le decine di migliaia di pozzi neri presenti in regione. Saranno quindi attivati i controlli con ARPACAL e chiedendo la collaborazione dei carabinieri, ha spiegato Occhiuto, realizzando all'interno della cittadella una sala di controllo per vigilare sull'attività degli autospurgo muniti di GPS. In Calabria ci sono molte aree non collettate, quindi c'è una presenza di sistemi di scarico che passano attraverso vasche settiche e IMOF e quindi è opportuno seguire bene l'operatività sul territorio. E su questo anche ci sono stati importanti attività, faremo una nuova regolamentazione,
una regolamentazione di vigilanza preventiva funzionale a effettuare una ricognizione delle autorizzazioni comunali e provinciali, e poi una vigilanza anche repressiva che sarà in grado di verificare e avviare a eventuale sanzione comportamenti irregolari. Nella UOC, Cardiologia UTIC del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretta da Frank Benedetto, è stato eseguito il primo impianto di un innovativo dispositivo per il trattamento elettrico dello scompenso cardiaco refrattario, dando avvio ad una stagione nel trattamento di questa patologia al GOM e allineando l'azienda ai migliori standard europei. Lo rende noto l'azienda, sottolineando come lo scompenso cardiaco rappresenta un serio problema di salute pubblica, tanto più rilevante in quanto l'età media di vita è sensibilmente aumentata. Si è concluso a notte fondo il trasporto sanitario urgente effettuato da un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare, che ha consentito ad un bambino di appena 5 mesi in imminente pericolo di vita di ricevere le cure salvavita di cui necessitava. Il velivolo militare da trasporto del 31esimo Sturmo di Ciampino è decollato da Lamezia Terme, dove si trovava il piccolo paziente, ed è atterrato a Torino intorno alle 2:10. A bordo dell'F900 anche la mamma ed un'equipe medica che hanno assistito il bambino durante il volo per raggiungere il capoluogo piemontese. C'è una città sospesa che attende, cambiamo pagina, di conoscere il proprio destino. Milioni di debiti ha il comune di Vibo e un dissesto da evitare. Servizio di Nicodemo Barillaro. Si attende la sentenza della Corte dei Conti, c'è una città, quella di Vibo, sospesa che attende di conoscere il proprio destino. Una città che da un dissesto viene e nell'altro, nonostante il disavanzo mostruoso, difficile persino da quantificare e comunque superiore ai 53 milioni di euro, non vuole finire. Eppure il vero nodo della complessa questione è quello più difficile da sciogliere. Si attende ancora di sapere infatti cosa vi sia scritto nella sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti, che lo scorso 1 marzo ha sostanzialmente evitato la capitolazione di Palazzo Luigi Razza, certificando che sostanzialmente tutto quello che era accaduto prima non era stato fatto correttamente. In sostanza avrebbe sbagliato chi ha scelto il piano di riequilibrio come formula per recuperare il rosso accumulato, dunque i commissari avrebbero sbagliato l'amministrazione a proseguire su quella strada e avrebbe sbagliato persino la Corte dei Conti a bocciare quel piano di riequilibrio. Per i giudici infatti il piano di riequilibrio non poteva e non doveva essere adottato, dunque valutato. E adesso però che cosa si fa? E questo è il punto di domanda, un nuovo piano di riequilibrio sotto le mentite spoglie di quegli strumenti nuovi ancora non noti. Nell'attesa ogni decisione langue, compresa l'approvazione, il ritardo del rendiconto di gestione, il cui dilatarsi dei tempi ha indotto la prefettura ad inviare al comune la diffida e ad adempiere a tale atto entro 20 giorni. Ritardo dovuto verosimilmente al fatto che l'ente attenda di capire come muoversi dopo aver letto quell'ormai famosa sentenza, che sembra una sorta di talismano per il suo carattere innovativo e sconosciuto persino agli addetti ai lavori. Ormai però c'è poco tempo da perdere. Andiamo alla nuova giunta di Locri, le elezioni che si sono appena tenute nel comune Rivierasco, stamattina la presentazione di questa giunta. Siamo qui oggi con una nuova squadra, siamo qui con il nostro sindaco Giuseppe Fontana e questa sala consiliare ha avuto modo, Peppe, di regalarci gioie e dolori, ma tantissime sono le emozioni. Ogni alzata di mano, ogni decisione è stata sofferta, ma lo si è sempre fatto per il bene della città, si è sempre fatto per la comunità. È vero, alcuni consiglieri, soprattutto chi di voi sta per iniziare, ma lo è stato anche per me, quando si alza la mano, questa mano, la mano ha un peso specifico, ha un peso
non è soltanto prendiamo una decisione, a volte si prendono delle decisioni sicuramente non a cuor leggero, a volte nemmeno si comprendono delle decisioni in consiglio comunale, determinazioni sicuramente difficili, ma lo facciamo per la città. Presenta la sua nuova giunta il neo sindaco di Locri Giuseppe Fontana, poche sorprese in una giunta che vede come novità l'affidamento al settore bilancio e tributi a Bruno Ioffrida, dal 2018 responsabile del settore economico finanziario del comune di Soverato. Un impegno abbastanza rilevante, è un incarico abbastanza pesante ed è una situazione, come dicevo anche in conferenza stampa, delicata. Delicata perché si affronteranno i temi appunto per quanto riguarda l'economia del paese, della città di Locri, e soprattutto perché Locri si trova in una situazione di dissesto e quindi stiamo cercando un attimino di valutare. Adesso mi metterò subito al lavoro con i collaboratori che andremo da qui a breve ad individuare all'interno dell'ente, soprattutto l'ufficio finanziario, e andremo ad affrontare queste tematiche appunto delicate che danno non pochi pensieri. Senza sorpresa anche la nomina del vice sindaco Alfredo Cappuccio, che ha ottenuto 532 preferenze. È un incarico naturalmente nuovo quello di vice sindaco. Io ho già fatto l'assessore e il consigliere comunale qui a Locri nel 96 e nel 2006. Ringrazio Peppe per la fiducia che ha voluto darmi, però credo e sono certo di poter rispondere nel migliore dei modi. Accoppiate naturalmente all'attività di vice sindaco, avrò sicuramente delle deleghe anche, che ancora non abbiamo deciso, in questi giorni li formalizzeremo e vediamo un attimo, però la disponibilità e l'impegno c'è sicuramente. Dobbiamo verificare bene delle necessità che ci sono all'interno del gruppo di maggioranza. Avevamo il problema un po' più grosso, questo del bilancio, e siamo riusciti a risolverlo, ad affrontarlo con un assessore esterno. Io potrei operare sia nelle attività produttive, ma preferirei di no, perché è il campo dove io lavoro, quindi non vorrei che ci fosse un conflitto di interesse per questo, non che ci sia, però potrei lavorare sia nell'urbanistica che nell'ambiente. Vediamo un attimo cosa decidiamo insieme. Altra novità della giunta è Ornella Monteleone, avvocato e componente del direttivo della Fondazione Zappia, che ha ottenuto nell'ultima campagna elettorale 562 preferenze. Altro nome nuovo in questa giunta targata Fontana è Giuseppe Arone, con i suoi 529 voti. Ottima riconferma è quella di Domenica Bumbaca, prima degli eletti in città, con 745 voti di preferenze. Domenica Bumbaca, la più votata, dovrebbe mantenere le deleghe alle politiche sociali, pubblica istruzione, pari opportunità e cultura. Il risultato è stato un risultato che mi ha emozionato tantissimo, ringrazio tutti i cittadini che ripongono in me tantissima fiducia. Aspettarsi il vice sindaco, io lavoro per questa città, a prescindere dai titoli, a prescindere da tutto, è un risultato elettorale grandioso che mi assolutamente dà più forza, perché so che i cittadini sono con noi, i cittadini sono con me perché lavorano giornalmente, lavorano quotidianamente insieme a me, e quindi questo mi porta a oggi a tenere, a metterci ancora più forza per lavorare. Quelle che sono state le deleghe passate sono state delle deleghe importanti, quali alla cultura, all'istruzione, alle politiche sociali, e ho lavorato davvero tanto insieme al mondo delle associazioni, insieme ai cittadini. Spero, mi auguro che il sindaco voglia riconoscere, quindi continuiamo su questa strada. Sono delle deleghe importanti, sono il motore di un'amministrazione, perché lavorare per il welfare la città assolutamente ne ha bisogno, quindi spero di continuare con ovviamente sempre più forza, e so che dalla parte con me ci sono tantissimi cittadini. Abbiamo necessità di amministrare con serenità e abbiamo moltissima responsabilità, una responsabilità che ci porta oggi ad impegnarci. Ogni persona è stata chiamata a svolgere un ruolo, ognuno deve lavorare per quello che sa, ma soprattutto deve imparare. Dobbiamo apprendere tantissimo, ma lo dobbiamo fare con serenità, perché la città di Locri merita serenità, merita responsabilità, merita impegno. Quindi non si tratta di essere allegri,
piuttosto, intanto veniamo da una campagna elettorale abbastanza carica e quindi oggi siamo distesi ma assolutamente consapevoli che è necessario lavorare. Se lavoriamo quotidianamente e lavoriamo insieme amministrazione, quindi esecutivo e dipendenti comunali, con la città che ci aiuterà, io dico che il lavoro può essere un lavoro che porterà, continuerà a portare i suoi frutti, perché ricordo che siamo un percorso, ci sono sicuramente nell'esecutivo, nella giunta comunale, nuovi elementi, nuove persone, ma tutti noi, anche chi è rimasto fuori, lavorerà per questa causa, lavorerà per tutti, per Locri, senza assolutamente nessuna pretesa. Deleghe, quelle degli assessori appena nominati, che verranno resi note dal primo cittadino nei prossimi giorni. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per spiegare i criteri che ci hanno portato poi all'individuazione dell'esecutivo, il decreto era di ieri, c'è stata massima condivisione all'interno del gruppo sulla metodologia che è stata scelta. Nella prossima settimana andremo ad attribuire poi le deleghe ai vari componenti dell'esecutivo e anche qualche delega fuori giunta. Mi piace sottolineare che nello spirito che ci ha sempre contraddistinto questo gruppo antepone gli interessi della città, gli interessi collettivi, agli individualismi e agli interessi personali. Quindi quando si ragiona e il fine ultimo è il bene della città, capite bene che la quadra si trova abbastanza facilmente. Siamo un comune, come voi tutti sapete, in dissesto finanziario, stiamo cercando di uscirne, sarà compito del nuovo assessore occuparsi non soltanto del quotidiano e delle prospettive future, ma anche quello di interfacciarsi con i commissari che stanno gestendo il dissesto. Il bilancio, come il settore tributi, è il cuore nevralgico di un'amministrazione, è il cuore pulsante e ciò che consente poi di svolgere tutto il resto delle attività e soprattutto di erogare i servizi. La Chimera, cooperativa che gestisce una struttura psichiatrica riabilitativa con assistenza anche a 24, chiede all'ASP di Reggio Calabria il pagamento di un debito accumulato da oltre 5 anni. Servizio di Giuseppe Mazzaferro. La Chimera, la cooperativa che gestisce la struttura psichiatrica riabilitativa con assistenza 24 ore, chiede con estrema urgenza all'ASP di Reggio Calabria il pagamento di un debito accumulato da oltre 5 anni, ammontante a 850.000 euro. Nonostante la vittoria in diverse cause legali, l'ASP continua a rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi di liquidazione, anche a fronte di ordini diretti e sottoscritti dalla Regione Calabria. La Chimera, così, ha cercato da settembre 2022 ad aprile 2023, con ben 5 transazioni, di trovare un accordo affinché l'ente sanitario reggino risparmiasse e la cooperativa incassasse almeno la sorte capitale. Il tutto nel tentativo di evitare ripercussioni negative per entrambe le parti. Purtroppo gli sforzi della struttura sono stati vani. Dicono: non abbiamo riscontrato alcun minimo interesse e volontà da parte dell'ASP di onorare il proprio debito nei confronti della cooperativa. La transazione definitivamente viene interrotta e annullata con missiva a firma della dottoressa Berardi, direttrice amministrativa dell'ASP, su parere negativo formulato all'avvocato Rosa Lombardo. La transazione, dunque sottoscritta con la Chimera in origine ed inviata più volte, avrebbe fatto risparmiare all'azienda reggina un importo di 110.000 euro, ma l'ASP, nonostante prima fosse favorevole, poi non ha accettato la proposta e di conseguenza, dicono i rappresentanti legali della Chimera, siamo stati costretti a denunciare il tutto alle autorità competenti, in primis la Corte dei Conti sia di Roma che di Catanzaro, affinché si faccia carico di indagini che porti ai responsabili di questo danno erariale che oggi incorrerà l'ASP di Reggio. Zurzolo, vicepresidente della Chimera, dice: questa è una situazione di mancata liquidazione che ha avuto conseguenze devastanti per i nostri ex dipendenti, erano 35, per quelli attuali 18. Il credito che si vanta, vuole ricordare, serve a liquidare tutti gli stipendi arretrati degli ex dipendenti che hanno lavorato sodo e con professionalità assistendo pazienti psichiatrici 24 ore su 24 da agosto 2018 a novembre 2019. I pazienti potevano essere i vostri genitori, dicono, fratelli, figli o nipoti, e nonostante nessuno percepiva il proprio stipendio, non sono venuti meno alla propria etica professionale ed hanno continuato ad assisterli e a curarli nel migliore dei modi ed ottenendo anche riscontri positivi da parte dei pazienti.
Oggi, dopo anni di attesa, queste famiglie stanno iniziando a intraprendere azioni legali per ottenere ciò che è loro diritto tramite atti ingiuntivi e pignoramenti. Se questa situazione non viene risolta prontamente, la cooperativa La Chimera potrebbe fallire a breve, con gravi conseguenze per le famiglie coinvolte, per l'economia locale, per i pazienti che dovranno essere trasferiti e soprattutto per le casse dell'ASP, che sicuramente dovrà affrontare richieste di risarcimenti danni non facilmente quantificabili. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Di Bongi, contrastare delinquenti ambientali, questo è il tema affrontato dai sindaci della vallata dello Stilaro e Medambiente per preservare il territorio. Ugo Franco. Medambiente continua a monitorare il territorio. Questa volta ha scoperto una mini discarica lungo il torrente Cidia o Cellia, sovrastato dal ponte Lacco. Ecco, questa località Cidia o Cellia, proprio Cellia, perché ci ricorda le celle dove vivevano nell'anno 1000, vivevano i monaci. Ecco, qui è nata una nuova discarica, una piccola discarica dove si rilascia di tutto. Sì, un monitoraggio e una sensibilizzazione sempre. Oggi avevamo questa giornata ambientalista, in due fasi. Stamattina si doveva bonificare qui questo pontino, Ponte Lacco, dove la gente butta un po' di tutto. Questo evento va rinviato per la forte pioggia che c'è stata ieri, comunque va semplicemente rinviato, si farà. Molto importante il convegno di oggi. Insieme dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Sottolineo il fatto che le quattro associazioni organizzatrici dell'evento, e cioè Medambiente, IEP Bivongi, Clingio e Trekking Stilaro, insieme abbiamo avuto questa forte sensibilità di porre questo accento su questa tematica importante. Di tutto questo si è discusso e si è parlato a lungo nel convegno che si è tenuto all'oratorio di Bivongi, alla presenza dei sindaci di Pazzano, Bivongi, Stila e Camini e delle forze dell'ordine con i rappresentanti della caserma dei carabinieri di Stilo e della Guardia di Finanza. A moderare i lavori è stato l'architetto, il giornalista Giorgio Metastasio. Io voglio solo dire questo, che i rifiuti disturbati sono, se non andiamo a vedere statisticamente, non sono in diminuzione ma sono in aumento. Questo ci deve far riflettere, perché questo è legato principalmente, secondo me, poi dopo vediamo quali possono essere eventuali soluzioni, anche alla inciviltà dei cittadini. Io queste cose le dico chiaramente, non è che me le nascondo, alla civiltà dei cittadini, di alcuni cittadini, perché la maggior parte dei cittadini per fortuna è e dice le regole, perché il problema, come diceva Giorgio, sì, è un problema penale, certamente è un problema penale, chiaramente, ma l'inciviltà dei cittadini c'è e, scusatemi l'espressione, il problema penale non gli interessa, non se ne fregano, perché continuano a deturpare l'ambiente, perché in pratica si tratta di inquinare le acque e quindi a mantenere questo stato. L'amministrazione fa di tutto, non solo la mia, ma tutti noi facciamo di tutto per agevolare i cittadini in questo percorso, e poi c'è chi prontamente cerca, perché si sente furbo rispetto agli altri, che poi magari paga anche la tassa, perché la deve pagare. A volte c'è quella nella persona, no? C'è quello stimolo di provare quell'effetto di caricare un armadio, caricare una lavatrice, caricare un qualcosa e andare per strada a qualche parte e buttarla, vuole fare quell'azione, si sente ringiovanito, si sente più forte, non lo so, si sente più furbo forte degli altri e non si rende conto del danno che fa all'ambiente e a se stesso. Quindi io penso che l'evento come abbiamo fatto oggi è importante portarle anche negli altri paesi, nelle scuole. Ma perché no? Avevo visto prima Don Enzo, anche in chiesa. No? Di cosa possono fare le forze dell'ordine? Io penso che più di quello che riescono a fare, più di quello che stanno facendo non possono fare, più che segnalarci il problema non possono.
questi soggetti che si comportano in questo modo li definirei delinquenti ambientali. E qui c'è un problema di fondo, perché anche per quanto riguarda i greti dei fiumi, noi il nostro territorio è attraversato da due fiumi, Stilaro ed Assi, e sono, lì sorgono siti e scariche a cielo aperto, lì si trova di tutto, dagli pneumatici, dalle batterie, dalle Ethernet, tutto quello che si trova conveniente di fare in modo semplice si lascia lì. Il problema, la cosa più preoccupante, oltre ai greti del fiume, è che questi ammassi, questi cumuli ingombranti, poi vengono depositati anche in prossimità di burroni, di canali di scolo, che servirebbero a reggimentare quelle che sono le acque piovane. Ecco qui che poi vengono i problemi quando al verificarsi di piogge consistenti e di fenomeni alluvionali. Abbandonano questi scarti, questi rifiuti. Anche noi abbiamo della responsabilità, perché abbiamo degli stili di vita che vanno in tutt'altra direzione. Ci sembra che lasciare le cose in giro è una cosa, tanto c'è qualcuno passerà a prenderlo, però il grosso problema non è questo, è che dobbiamo trovare delle soluzioni, perché adesso i problemi ci sono, ma le soluzioni quali possono essere? E ce l'abbiamo. Come diceva prima Giorgio, abbiamo le sanzioni e pecuniarie, sia a livello, poi si parlerà a livello penale, e quindi noi dobbiamo intervenire proprio su questo. Iniziamo già da settembre a fare formazione con i ragazzi e iniziare a portare avanti un percorso strutturato in modo da incidere veramente sulla coscienza civica, non solo degli studenti, ma anche delle famiglie, della cittadinanza. Devo dire la verità, nelle classi dell'istituto già da alcuni anni si portano avanti progetti di questo tipo, tutti progetti comunque volti a potenziare, a far maturare quelle competenze civiche che sono necessarie per avere, adottare comportamenti veramente, veramente responsabili da cittadini responsabili. Sapete tutti benissimo che dal 1 gennaio purtroppo la città metropolitana non ha più nessuna o quasi nessuna voce in capitolo. Tanti di voi con i sindaci che erano qua seduti ci confrontiamo tutti i giorni. Come posso dire, dobbiamo toccare non solo la mente delle persone, no? Ma anche la tasca, per farli ragionare. Vi vedo come la vedo io. Io spero che noi e i nostri figli vivremo davvero in un mondo, in un ambiente più pulito, perché ad oggi siamo veramente combinati male. Tutte le parti presenti dovrebbero condividere una linea di intervento tracciata nel corso dell'incontro, perché poi ho visto la sinergia tra gli amministratori, tra i sindaci, tra le associazioni, quindi cioè, mettersi veramente in rete. Ieri si è tenuto all'Auditorium Liceo Classico Morelli di Vibo Valentia l'Arte del Corto Festival tra Scuole, servizio di Giuseppe Mazzaferro. Grande successo per l'avvio della quinta edizione dell'Arte del Corto, tra i maggiori festival cinematografici del panorama regionale. La nuova edizione si è aperta con la sessione Festival Scuole, novità dell'anno, realizzata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Vallelonga, il Liceo Morelli Colao, la provincia di Catanzaro, il Centro Studi Futura, Bright Film e Cinefilm Calabria, e tenutesi presso l'auditorium del Morelli Colao. La nuova kermesse ha puntato, come si evince dal titolo, a coinvolgere le scuole, avvicinando i giovani studenti al mondo della settima arte, mettendo in gara 3 cortometraggi con e per ragazzi. A trionfare è stato il film Terra Promessa del regista Enzo Carone, che ha avuto tra i protagonisti gli allievi della scuola secondaria di primo grado di Monterosso Calabro. Buoni e consensi anche per le altre opere in gara, ossia Lacrime di Fango del regista Gino Brotto e Amore di Terra di Monica Tassone. A decretare il vincitore è stata una giuria di qualità presieduta dall'attore Costantino Comito e composta da giornalisti e personalità di spicco della cultura vibonese. Grande soddisfazione è stata espressa dal regista del cortometraggio vincitore, dai ragazzi protagonisti e da tutti i partecipanti. Come da spirito del festival, i 3 cortometraggi sono stati girati nei borghi calabresi. Si tratta di Monterosso Calabro, Gizzeria e Vibo Valentia, al fine di valorizzare il territorio attraverso la settima arte
di promuovere i talenti emergenti. È proprio per questo motivo che la manifestazione è stata sposata da diverse scuole, da diversi partner, enti e associazioni comuni. La kermesse entrerà nel vivo nei prossimi mesi con il coinvolgimento dei comuni di San Nicola da Crista, San Gregorio di Ippona, Polia e Dasà, nonché di oltre 30 registi provenienti da tutto il mondo. Alunni di una scuola elementare di Serra Stretta in visita al Dipartimento ANAS per conoscere il lavoro quotidiano dei cantonieri. Servizio di Raffaella Silvestro. La struttura territoriale di ANAS Calabria ha ospitato gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Serra Stretta di Catanzaro proprio per commentare insieme il libro illustrato per bambini Eroi sulla strada in viaggio con Nico, che punta a sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza stradale. Francesco Caporaso, responsabile della ST Calabria, e Massimiliano Campanella, responsabile dell'area gestione a due autostrada del Mediterraneo, hanno ospitato il sindaco di Serra Stretta, Antonio Muraca, il primo dirigente della Polizia di Stato, Vincenzo Lombardo, e il responsabile dell'ufficio antinfortunistica della Polizia Stradale di Catanzaro, Francesco Genovese, che hanno parlato alla scolaresca dell'importanza e del rispetto delle norme stradali volte alla tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Un oggetto dell'incontro è stato anche il libro Eroi sulla strada in viaggio con Nico, che racconta il lavoro quotidiano del cantoniere Nico attraverso gli occhi del figlio Carlo e della nipote Ludovica, due simpaticissimi dodicenni che, affascinati dal mondo ANAS, utilizzano i canali social per la diffusione dell'operato quotidiano di chi è impegnato nel monitoraggio e nella sorveglianza della rete stradale. Il volume ricorda la nascita del 1830 con il re di Sardegna Carlo Felice della figura del cantoniere, che aveva il compito di controllare un cantone della strada per un tratto di circa 4 chilometri. Per poi svolgere questi incarichi, i cantonieri dovevano abitare in case ubicate ai margini di ciascun cantone, la casa cantoniera. Per questo Nico diventa protagonista del libro, in considerazione del ruolo determinante che ha nel garantire la sicurezza di chi percorre le nostre strade. Ma attraverso i racconti emerge anche quella che è la mission aziendale, il lavoro di ciascuna figura professionale interna ad ANAS: ingegneri, architetti, geologhi, geometri e cantonieri impegnati per la sicurezza della rete stradale per l'utenza. Questo è uno dei pilastri della strategia di ANAS e questo progetto nasce appunto con lo scopo di sensibilizzare anche quella fascia di ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, perché saranno sempre i protagonisti delle strade di domani, futuri automobilisti, motociclisti e ciclisti. Una buona parte degli incidenti si verifica per imprudenza o per ignoranza riguardo alle regole stradali e proprio per questo motivo è indispensabile educare i più piccoli su questa tematica. L'autrice del libro, Rosalba Troiano, collegata da remoto con la sala riunioni, ha risposto con semplice chiarezza alle domande che i ragazzi, incuriositi dalle avventure del cantoniere descritte nel libro, le hanno rivolto. L'esperienza vissuta con Eroi sulla strada in viaggio con Nico è servita appunto per diffondere alle nuove generazioni il senso più profondo della nostra mission, cioè che è quella di offrire agli utenti strade sicure, sostenibili e innovative, pensate appunto nel rispetto delle persone e degli animali, ma anche dell'ambiente e dei beni archeologici, culturali e artistici del nostro paese. Continua con risultati straordinari la campagna di sensibilizzazione del Rotary Club di Locri sul fenomeno dell'obesità infantile. Servizio di Giuseppe Mazzaferro. Molti sono i passi fatti in termini di prevenzione e sensibilizzazione del nostro paese rispetto a un'emergenza sanitaria e sociale che solo di recente è stata riconosciuta come patologia dal Parlamento italiano. Le campagne e le attività di prevenzione sono strumenti fondamentali e devono essere sicuramente rafforzati e incentivati. Su questa scia opera ormai da diversi anni il Rotary Club di Locri, che con il suo progetto denominato Rotary a scuola, lotta all'obesità infantile, ha coinvolto 6 istituti comprensivi con oltre 2.000 genitori, circa 1.200 alunni e più di 200 docenti.
Una tappa importante del progetto, ideatore e leader Vincenzo Ursino, è stata l'Obesity Day Rotary. Questo evento è un'estensione del progetto Rotary da scuola, lotta all'obesità infantile, ed ha l'obiettivo di orientare in modo corretto l'attenzione dei mass media e anche di chi opera in sanità, da una visione estetica ad una visione salutistica dell'obesità. La finalità di questa giornata, appunto l'Obesity Day Rotary, è sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di questa malattia. Una vera e propria giornata rotariana di sensibilizzazione e prevenzione dell'obesità e del sovrappeso infantile, alla quale hanno partecipato l'Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa Ionica Mammola, guidato dalla dirigente scolastica Giuliana Fiaschè. La scuola deve soprattutto supportare l'aspetto emotivo, l'aspetto personale, perché attraverso questo aumenta il percorso culturale. Io, come dico sempre, la scuola, per poter ottenere i risultati che la società oggi vuole, deve uscire fuori. La scuola che rimane dentro è una scuola che è chiusa nel proprio guscio e non porta assolutamente i risultati di crescita e sviluppo e di approccio al cittadino europeo che oggi viene richiesto. Con circa 700 alunni, accompagnati dai docenti, l'amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica, rappresentata dal vice sindaco Vincenzo Tavernese, l'assistente del governatore del distretto 2102 Antonio Squillage e diversi insegnanti tecnici del CONI e di associazioni sportive del territorio. Ha aperto i lavori il presidente del Rotary Club di Lochi, Domenico Catalano, ringraziando tutti i presenti e augurando un buon lavoro. Il Rotary celebra questa giornata tesa alla sensibilizzazione di questo fenomeno, di questo problema dell'obesità. Ha avuto ottimi risultati, riverberi positivi per le comunità. Un progetto che ormai ha assunto anche connotazione distrettuale. Molti professionisti, medici e docenti dell'Università La Sapienza di Roma hanno voluto lasciare la loro testimonianza a sostegno del progetto. L'obesità è il principale fattore di rischio per lo sviluppo del diabete mellito di tipo 2, una patologia caratterizzata sì da un'elevata concentrazione di glucosio nel sangue, ma anche e soprattutto da un aumentato rischio di morte per infarto del miocardio, di andare incontro ad un'ictus ischemico o addirittura ad amputazione degli arti inferiori. Non solo, il diabete mellito di tipo 2 aumenta il rischio di cecità, aumenta il rischio di insufficienza renale e di terapia dialitica. Per prevenire il diabete mellito di tipo 2 e in alcuni casi anche per curarlo, è quindi di fondamentale importanza perdere peso, tornare in un range del normo peso, quindi avere un indice di massa corporea inferiore a 25 o almeno nel range del sovrappeso, cioè tra il 25 ed il 30 kg per metro quadro di superficie corporea. Una delle ragioni per cui è molto importante prevenire e curare gli individui affetti, prevenire l'obesità e curare gli individui che ne sono affetti, è legata al fatto che l'obesità gravata da una serie di complicanze molto gravi, tra cui le più importanti sono le complicanze cardiometaboliche. In particolare, per quanto riguarda le complicanze cardiovascolari, possiamo citare l'ipertensione arteriosa. Per quanto riguarda quelle metaboliche, le dislipidemie, quindi le alterazioni del metabolismo dei grassi, in particolare l'ipercolesterolemia e l'ipertrigliceridemia, ma anche il diabete, che si accompagna con una frequenza altissima nei pazienti affetti da obesità, e malattie osteoarticolari, malattie del sistema respiratorio, in particolare le apnee ostruttive notturne, e sfortunatamente anche la predisposizione a sviluppare con una maggiore frequenza alcuni tipi di tumori. Un esercizio fisico ripetuto almeno 3 volte alla settimana per 30 minuti rappresenta sicuramente una buona prevenzione, insieme a un'adeguata dieta, regime dietetico che contempli che la presenza nell'alimentazione quotidiana di fibre di circa il 50%-55% di carboidrati complessi e il resto diviso tra grassi e proteine, dando predilezione ai grassi insaturi come quelli presenti nell'olio di oliva, una riduzione al minimo degli zuccheri semplici e il consumo appunto di frutta e verdura più di una porzione nella giornata. Presentata presso la sala consiliare di Palazzo San Rocco Scilla, l'associazione di promozione sociale Chiana Lea.
L'associazione, costituitasi a gennaio 2023, si prefigge lo scopo esclusivo di perseguire finalità turistiche e culturali di promozione del territorio del borgo di Chianalea per renderlo ancora più accogliente. Vediamo il servizio. È un evento che incontra assolutamente il favore della Commissione straordinaria perché mira a valorizzare ulteriormente un borgo, quale quello di Chianalea, che è tra i borghi più belli d'Italia. Quindi faccio gli auguri a nome anche delle colleghe Fragomeni e Reggio per la migliore riuscita di tutte le iniziative che si propone l'Associazione di Promozione Sociale presieduta dal dottore Mimmo Bova. Nasce l'Associazione Chianalea, quali sono i primi obiettivi? Allora, gli obiettivi immediati sono quelli di gestire un attimino il territorio, perché tu sai benissimo Chianalea morfologicamente com'è strutturata, per cui ha bisogno di essere portata dalla mano. Per cui stiamo cercando di cominciare sin da subito a partire dalla pulizia, alla gestione dei cestini per i rifiuti, perché sai l'afflusso che c'è a Chianalea è imponente, specialmente nelle giornate festive, nelle giornate di bel tempo, nella speranza che questo ci assista anche in questo periodo, e quindi stiamo cercando di gestire questa immediatezza. Per il futuro poi ci sono altri progetti che andremo a spiegare poi successivamente. I componenti di queste associazioni sono solamente commercianti o anche semplici residenti? Al momento siamo tutti titolari di attività commerciali di Chianalea, però l'intento è quello di aprire anche ai residenti in maniera tale da creare un'amalgama tra residenti e commercianti da poter interagire insieme, anche perché i problemi degli uni sono uguali ai problemi degli altri, per cui. Un motivo per attirare di più il turista quale potrebbe essere quest'anno rispetto agli anni passati? Ma guarda, questa è una domanda difficilissima perché, ribadisco, noi siamo neonati, siamo nati a gennaio, per cui stiamo cercando di organizzare anche sulla scorta di qualche esperienza avuta nel mese di dicembre, che insieme alla Prologo abbiamo cercato di organizzare un po'. Chiamiamole luminarie, erano luci di Natale più che altro, però in ogni caso abbiamo attirato un po'. E quindi significa andare a trovare quegli argomenti tali che li stiamo elaborando per attirare e più che attirare fare anche restare contenti i turisti, perché non è facile farli venire, è facilissimo perché basta parlare di Chianalea, di Scilla o di Scilla in generale che il turista viene in ogni caso. Il problema è far capire al turista che sta vedendo un qualcosa di particolare che è Chianalea poi praticamente. Un'ultima domanda, per quanto riguarda invece il turismo, non solo festivo, ma non solo estivo, ma un turismo destagionalizzato. Sì. E questo è un programma che noi abbiamo, tant'è vero che da settembre sicuramente partirà un programma proprio destagionalizzato per gestire il periodo che va da settembre sino a gennaio sicuramente. Approntata la 25esima edizione del Caulonia Tarantella Pride. I giorni 23, 24, 25 e 26 di agosto vediamo i contenuti servizio di Giuseppe Mazzaferro. Il Caulonia Tarantella Festival, il più importante e storico evento di musica popolare calabrese, è giunto quest'anno alla sua 25esima edizione. Caulonia Tarantella Pride, questo sarà il titolo dell'edizione 2023, che segnerà il primo quarto di secolo di un evento che è da sempre luogo di condivisione, inclusione e integrazione e che quest'anno, partendo dalla festa popolare, dalla musica, entrerà anche nel merito di tematiche culturali e sociali. Il Caulonia Tarantella Festival, comunica l'amministrazione comunale, si svolgerà dal 23 al 26 agosto, partendo dal pomeriggio con corsi e seminari nelle strade del centro storico di Caulonia. Gli eventi live partiranno dalle ore 21, come di consueto, nella suggestiva cornice di Piazza Mese e poi proseguiranno fino a notte inoltrata, concludendosi all'ormai iconico sperone di Caulonia. Nei prossimi giorni gli amministratori comunali caulioniesi si impegnano a comunicare novità ed aggiornamenti sulle
dell'evento, che naturalmente quest'anno, almeno per quanto riguarda l'organizzazione, si è partiti in grande anticipo. Intanto quest'anno le comunicazioni ufficiali e il nuovo logo sono stati pubblicati sulle pagine social dell'evento. Giro ciclistico della città metropolitana, il delegato allo sport Giovanni Latella, il premio Fair Play in Football per la buona amministrazione sulle tematiche sportive. La cerimonia di consegna della quarta edizione del premio si è svolta all'Auditorium San Francesco della città di Segrate. Andiamo adesso a Miele di Fedeli, anche quest'anno a Cascia in occasione dei festeggiamenti per Santa Rita. Assegnati anche quest'anno i riconoscimenti Santa Rita, uno alla monasteracese Luciana d'Acqua. E la monasteracese Luciana d'Acqua, una delle donne a cui è stato assegnato il riconoscimento internazionale Santa Rita in occasione della festa a lei dedicata a Cascia. Un riconoscimento che viene attribuito a quelle donne che incarnino il valore del servizio al prossimo. Istituito nel 1988 su volontà delle monache agostiniane, dei padri agostiniani e dell'amministrazione comunale di Cascia, quest'anno è andato oltre che a Luciana d'Acqua anche ad Antonella Di Rella e Franca Pedrini. Luciana d'Acqua, calabrese, una donna rimasta vedova giovane, dona la sua vita al servizio dell'amore per l'amore. Assistente sociale e docente universitaria in pensione. Fin da giovanissima sente vivo nel cuore il desiderio di aiutare il prossimo in qualsiasi forma. Il suo sogno di fare il medico missionario in India si interrompe al secondo anno di università. Una volta sposata, con l'appoggio del marito scomparso prematuramente ed una fede salda, riesce a realizzare la missionarità in loco, creando quella famiglia aperta al dialogo, al confronto, accogliendo nella gratuità ed accompagnando senza limiti di tempo extracomunitari, prostitute, donne violentate, omosessuali non accettate dalla famiglia, persone con disagio psichico, donne pronte all'aborto. A chi le chiede come si è avvicinata a Santa Rita, lei, con viso commosso, dichiara: dopo la morte di mio marito, avvenuta 42 anni fa, ma ancora di più quando, a distanza di non molto tempo dall'avvenimento della morte, la mia giovanissima figlia ha vissuto il calvario del cancro. Mi ricordo che uno studente dell'università di nome Mimmo passava spesso a trovarmi, regalandomi il libro di Santa Rita, le preghiere, la novena, e dicendomi: prof, preghiamo la santa dell'impossibile. Qui l'ho incontrata con la forza. Il Circolo Culturale L'Agorà organizza la conferenza per venerdì 26 di maggio con Santo Giofre, incontro con l'autore. Santo Giofre: ho visto la grande truffa nella sanità calabrese, testimonianza dell'uomo che denunciò la frode ma che fu ignorato e allontanato. Interviene ovviamente il dottor Santo Giofre, autore del libro Ho Visto. E adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo con Gazzetta del Sud, che riserva questa apertura: Reggio, luce e ombre sui concorsi neri di Fratelli d'Italia, un bluff, i regini volevano prove trasparenti basate sul merito. L'amministrazione comunale procede spedita, entro luglio l'iter sarà ultimato. E ancora, sanità in Calabria deroga da Roma per l'approvazione del bilancio 2022. Gioia Tauro, in municipio una lapide contro le endrine, poi Locri, le scelte di Fontana con qualche sorpresa. Giunta fatta, Cappuccio, vice sindaco, Iorfida, assessore esterno al bilancio, e Bumbaga, Monteleone e Arone completano la giunta. Continuiamo, Calabria lotta all'inquinamento, attività di intelligence per un mare pulito. Nel mirino auto spurghi e pozzi neri, i controlli saranno portati avanti sulle due coste calabresi. Orchidea, dalla giunta via libera al progetto, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità, si apre l'iter per l'immobile dell'orchidea. Andiamo avanti, ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie. Reggio detenuto pestato a San Pietro, no delle difese alle parti civili. E poi un'idea della regione a scuola di fumetto con i bronzi di Riace. Mattarella, il presidente della Repubblica: Cosa Nostra non è invincibile. Strage di Capaci, la commemorazione a Palermo, tensione al corteo di studenti e sindacati. Nominata presidente antimafia Colosimo, ok, l'ira delle opposizioni, Chiara Colosimo, qui deputata di Fratelli d'Italia. E ancora, ci saranno 2 miliardi di euro per l'Emilia Romagna,
il decreto per ricostruire dopo l'alluvione, intanto trovata la 15ª vittima. Inter favorita sulla Fiorentina, Elka nei giorni difficili per quanto riguarda la Juventus, stasera intanto la finale di Coppa Italia. Chiudiamo con il quotidiano del Sud che riserva questa apertura, si parla di sanità, bilanci e debito da quantificare, il Consiglio dei Ministri salva di nuovo la Calabria. Entro il 30 giugno i documenti del 2022, quelli precedenti mai presentati dalle ASP di Cosenza e Reggio, vanno chiusi entro la fine del 2024. E poi le denunce, liste d'attesa e dializzati trasferiti, storie di ordinari disagi. Regione parte Mare Pulito 2, droni, GPS e una sala di intelligence. Investire nell'istruzione per sconfiggere le mafie, Gratteri incontra gli studenti. Nell'anniversario di Capaci, a Cosenza anche il ricordo di Santelli, poi all'Unical, il capo della DDA, Europa inerte contro le mafie mimetizzate. E poi le fusioni, strada maestra e partire dal basso, intervista al professor Guarino D'Ignazio all'interno del quotidiano di oggi. E poi l'iniziativa a Soverea Mannelli, la prima edizione del Festival del Lavoro nelle aree interne. Abbiamo così completato con il DL Alluvioni nel taglio alto, via libera il Consiglio dei Ministri dunque per quanto riguarda lo stanziamento di 2 miliardi per l'alluvione in Emilia Romagna, linea che restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Vediamo che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie e riepilogo. Anziano morì in un incendio in casa, è stato un omicidio, un arresto a Reggio Calabria, il rogo appiccato dopo il delitto. Crotone, fatture false per truffare lo Stato. Chiusa le indagini per 49 persone, nell'inchiesta coinvolte anche la società del gruppo Marrelli. Contestata l'associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa. Lotta agli smaltimenti illegali con la strategia della tolleranza zero e il potenziamento della depurazione in Calabria. Il destino del comune di Vibo appeso ad un filo. Milioni di debiti e un dissesto da evitare, si attende la sentenza della Corte dei Conti. Locri, varata la nuova giunta comunale, Cappuccio vice sindaco. Vivongi, contrastare delinquenti ambientali, questo è il tema affrontato dai sindaci della vallata dello Stilaro e Medio Ambiente per preservare il territorio.